Nella nostra terza e ultima giornata a Siem Reap, nel parco archeologico di Angkor, visitiamo un paio di templi a Ruolos, che si trovano a 13 km a est di Siem Reap. Questo tempio si chiama Prea Ko ed è consacrato a Shiva. Indravarman I lo fece costruire verso la fine del IX secolo e vanta alcuni degli stucchi meglio conservati di Angkor. Prima di proseguire per il villaggio fluviale, ci fermiamo a visitare il tempio di Bakko, che fa sempre parte del complesso di Ruolos. È il tempio più grande ed interessante del complesso ed è formato da una piramide centrale in arenaria su 5 livelli, fatto sempre costruire da Indravarman I in onore di Shiva. Seguendo le indicazioni sulla nostra guida, troviamo un rilievo molto ben conservato e anche alcune delle torri più basse mostrano ancora tracce degli stucchi originali. Ci lasciamo dietro i templi del complesso di Ruolos per visitare un villaggio sulle palafitte. Per arrivarci, noleggiamo una barca tutta per noi. Allora, partiamo, ma non sappiamo se ritorniamo o se per la via affoghiamo. Il tragitto per raggiungere il villaggio di Kompomlu dura circa un'oretta. Il cappello del nostro barcaiolo è decisamente originale. Lungo il fiume incrociamo dei pescatori che controllano le loro masse. Questo posto sembra davvero surreale. Le case sono costruite su pali alti circa 6 metri per proteggerle durante la piena annuale del Mekong, quando il Tonle Sap viene inondato dalle sue acque. In questa atmosfera accogliente catturiamo alcuni scatti di vita quotidiana. Al termine della visita a questo particolarissimo villaggio di pescatori, il nostro capitano ci porta sul lago Tonle Sap ad immaginare la sua vastità. Nella prossima puntata esploreremo il misterioso Ben Mealea. Non perdetevelo!